20, al filtro. Andammo col mio ragazzo a una festa che si teneva in un garage. Fuori piovigginava e dopo un po' uscimmo da quel luogo affollato per prendere un po' d'aria e stare un po' soli. Ci sistemammo dietro un albero e iniziammo a fare l'amore quando mi colpì una luce immensa e svenni. Vedevo il mio ragazzo che chiedeva aiuto ed io salivo verso luci bellissime. Galleggiavo a un'altezza che non avevo mai immaginato e guardavo che cosa succedeva intorno al mio corpo. Era quasi divertente. Arrivò un'ambulanza, c'era un sacco di gente e mi portarono via. Io salì ancora e vidi un posto bellissimo, bianco, luminoso e trasparente. C'erano altre creature luminose e non le conoscevo, ma una di loro mi guardò e mi disse qualche cosa, forse che non era la mia ora. Non la riconobbi come un uomo o una donna, ma non era importante. Io stessa non mi pensavo come una ragazza. Non c'erano differenze da come mi vedevo e le altre figure. Dopo 3 giorni, come poi mi dissero, udì un rumore curioso che mi succhiava via e mi svegliai in ospedale. Avevo i capelli e una spalla bruciati. Mi dissero che le mie scarpe da ginnastica avevano fatto da isolante e capì che ero di nuovo una ragazza. Commento. Ognuno frequenta il piano astrale al filtro della sua evoluzione. Lo stesso succede nel piano fisico, dove ognuno crea la sua vita.